Mercoledì finalmente mi taglio i capelli, quindi non dovrò più tenere il cappello in casa come fanno i Regas. Ciao ragazzi, benvenuti, buona giornata, buona serata, non ho idea di quando pubblicherò questo video, ma vi chiedo di lasciare un mi piace, di guardarvelo e se vi appassiona, se vi entusiasma, di andare a vedere tutta la live all'interno di Twitch, perché ovviamente era una live durata più di 2 ore e riassumerla in tot punti salienti non è stato per niente facile. Però volevo capire se un contenuto del genere può farvi piacere su YouTube. Magari avete poco tempo e non riuscite a vedervela tutta in una volta, quindi vi guardate alcuni dei punti migliori, e se siete davvero interessati avete il link, potete andare a vedere il video che rimarrà all'interno del profilo Twitch. Non ho voluto caricare tutte e 2 le ore qua su YouTube perché vi sareste sparati, poi sarebbe stato completamente inutile, perché se volete vedervi tutto il video andate direttamente su Twitch. Ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa idea di intervistare anche tanti creator che conosco personalmente, in cui ci raccontiamo tante cose successe, soprattutto parliamo della nostra amata Juventus, può piacervi. Tra l'altro, come se fossi un allenatore di Pokémon, questo cappellino è proprio della Juventus e vorrei tagliarmi i capelli perché fa veramente schifo. Eccolo qua, il nostro Kinoshi che è arrivato e abbiamo deciso di fare questa roba un po' matta, se vogliamo, oggi. Ok, vedo che anche la chat comunque in questo momento su Twitch sta comparendo, la gente è impazzita, il pubblico è in delirio per Kinoshi. Leggo anche lo vogliamo nudo, questo lo facciamo a 2 ore di diretta, fra 2 ore Kinoshi si spoglia in diretta per tutti noi. Torniamo sulla chat, andiamo a vedere che cosa ci chiedono, vediamo cosa dicono. Partiamo dal basso. Ciao Kinoshi, come va? Una domanda abbastanza semplice questa. Vai, è per te. Beh, diciamo che comunque potrebbe andare meglio. Visto il periodo potrebbe anche andare decisamente peggio, quindi va bene così. È un momento passeggero. Da domani in teoria un lieve miglioramento nelle nostre vite dovrebbe arrivare. Nel senso che sì, siamo un pelo più liberi, diciamolo anche ai ragazzi che ci stanno seguendo. Non è che da domani siamo perfetti e ricominceremo la vita di tutti i giorni, però è un breve tuffo nel tornare a essere normali, tornare a avere una vita più normale rispetto a quanto vissuto negli ultimi 2 mesi. Uno sprazzo di libertà, ecco, che non dopo 2 mesi e mezzo non guasta, direi. Ah, hai detto però alziamo il gomito o alziamo la Champions, che non ho capito. È più facile alzare il gomito. Però sì, quando alzeremo la Champions alzeremo anche il gomito eventualmente. Ah, beh, che tu dici, però vedendo le congiunzioni astrali, storicamente potrebbe essere la situazione giusta, eh? Direi di sì. Senza entrare nei meriti passati. Non siamo... quando la vinciamo non sono quasi mai annate così. Vabbè che 96 è successo qualcosa di brutto, non lo so, forse, non ho idea. Sei del 96, te no? Sei del 97? 30 dicembre. Allora dai. Quindi neanche quella disgrazia. No, ma te non c'eri ancora, pensa te. Vabbè, io ho 4 anni. Ah, io li ho visti solo perdere. Per me non anch'io non ho contemplato visto solo la perdere. Io ho visto solo, tra l'altro io 2003 non me la ricordo. Solo Berlino e Cardiff, ma sono state sufficienti. In questo momento abbiamo raggiunto il record assoluto contemporaneo del mio canale Twitch, ma il merito è di questo signorino qua. Ma non è vero. È merito sì, perché comunque è una roba diversa la chiacchierata, no? Qualcuno diceva, Kino, ti vogliamo su Twitch. Lo diceva sempre 1818 qua in chat. Cosa rispondi? Ah, è che bisogna studiarla bene, però... Ti ho messo un po' la pulce in testa, eh? Hai messo un po' la pulce, ma guarda, ti dico, era da un po' che, non da decenni che lo studiavo. Però più che altro perché mi piacerebbe farli in un modo che a grandi linee è già impostato, no? Cioè, bene o male, sapendo già che cosa si dovrà andare a fare, esatto. Però sarebbe interessante, anche perché comunque dà la possibilità di coinvolgere. Alla fine sia te che io siamo su YouTube, bene o male, da diverso tempo, ed è bello comunque poter interagire, però un discorso è, come dicono in tanti, farlo magari 2 ore dopo, 2 giorni dopo da che è uscito il video. Un discorso è leggere in tempo reale
certo, una domanda piuttosto che un complimento, piuttosto che un insulto. Che ci vogliono sempre, ci vogliono sì, sempre. Esatto, e avere la possibilità di rispondere subito. È quella lì la cosa veramente bella. Tanto Tommaso chiede come funzionerà il mercato quest'estate, Kino, se tu hai qualche idea, se, secondo te come potrà essere? Ah, secondo me, come aveva detto anche Marotta, come aveva lasciato intendere anche Paratici, come dicono anche gli operatori di mercato, dei grandi scambi. Grandi scambi. Nel momento in cui hai la possibilità di piazzare qualcuno per un giocatore interessante, adesso faccio l'esempio con i nomi che girano, che potrebbe essere il Rabiot della situazione, che potrebbe interessare al Manchester, certo. Parliamo di fantasie. Manchester che comunque anche per i recenti motivi, più altri motivi, ha magari la volontà, la necessità, l'idea di vendere un Pogba, okay. Il 100 milioni te lo scordi, il 40 più Rabiot, 50 più Rabiot, con qualche sacrificio lo potresti riuscire a portare a casa, ma adesso a parte l'esempio così che ci fa illuminare gli occhi, banalmente è di questo che si parla. O investimenti poco onerosi o grandi scambi per spostare gente quantomeno dal grande costo. Secondo me è così. Però quello che dici te, con Rabiot più 50 vuol dire che Rabiot viene valutato un valore positivo. Io pensavo che dovessimo pagare noi per cedere Rabiot, invece quello che dici tu è che ci danno dei soldi per Rabiot. No, noi gli diamo Rabiot più dei soldi. Sì, ma dobbiamo dargliene ancora di più, dato che gli diamo Rabiot, secondo me, no? Non è che... Ah, che dici 150 più Rabiot. Sì, perché 50 più Rabiot fa 25, in teoria. Forse è una peculiarità più nostra e del tipo di creator che abbiamo scelto di essere, ma stiamo più attenti a certe cose. Io vedo tanti su YouTube che se ne fottono del politicamente corretto o del rispetto, anche se vogliamo, se un giocatore gioca male, gli fa una shitstorm della Madonna, gli tira qualsiasi tipo di nome, lo offende, lo critica pesantemente. Sì, perché 50 più Rabiot fa 25. Io capisco che ci possa stare che un giocatore giochi male, da qua a dirgli che è un figlio di puttana, che deve morire, che è uno stronzo, secondo me ce ne passa tanto di acqua sotto i ponti, ma questo perché semplicemente non lo faccio nella vita reale. Figurati se mi metto sul web, in cui ho ancora più persone che mi vedono e questa cosa addirittura viene registrata, rimane qua visibile a tutti. Potrebbe essere anche potenzialmente a livello legale penale, incontro. Esatto, figurati okay. Se mi metto addirittura a parlo, quasi non lo so nella vita di tutti i giorni. E questo per provare magari a pompare leggermente i numeri, le visualizzazioni, è quello che è, secondo me, è una cosa... senza leggermente. Ma secondo me è una cosa sbagliatissima. Sì, diciamo che, hai detto tutto te, cioè nel senso no, qui decidi, ogni persona comunque decide in che modo impostarsi, cioè io non mi definisco serio perché alla fine la mia serie di punta sappiamo qual è, quindi no. Però alla fine un discorso è magari farlo con rispetto, con ironia. Ma l'ironia tagliente è un conto, Kino, cioè... Ironia tagliata, autironico spesso e volentieri, sì. Alle volte che mi sono preso per il culo per i risultati a livello europeo, no? Sì. Ed è comunque magari anche giusto fare delle critiche, ma sempre da tifoso, non... perché poi dopo il punto è che spesso e volentieri, come hai detto anche te, si va proprio sull'aspetto umano. Che è follia, secondo me. E io posso capire che effettivamente c'è gente che vive di questo, ci può stare. Ma il problema è che è chi non ci vive, né io né te, a In Bianco Nero, grazie per il follow, né io né te ci viviamo di questa cosa. È una cosa che ci diverte, è una cosa che non l'abbiamo mai nascosto. Magari alla fine dell'anno due soldini in più in tasca li abbiamo presi, ma ci abbiamo dedicato del tempo, del sudore, della costanza. Però chi non ci vive di questa cosa, cioè io mi ricordo l'anno scorso quando la Juventus aveva iniziato ad andare male in Champions tra Atletico Madrid e Ajax. Sì. Sembrava il circo. Sembrava il circo, per citare Caressa, era la fiera del paese, si vedeva di tutto, gente che sputava, gente che urlava, gente che spaccava, gente... E poi almeno noi ce la siamo giocata. A parte che io non avrei mai pensato intanto di incontrare davvero Cristiano Ronaldo, perché no. Se ti ricordi siamo stati lì fuori al freddo, ma che freddo c'era, Madonna Santissima, per un'ora... Sì.
e ogni due minuti dicevamo non passa Ronaldo, non passa Ronaldo, non passa Ronaldo. Già quadrato i Higuain così non si fermano, vanno dritti, non ci cagano. Tranne Higuain che ti dà la mano e ti dice ciao grande, come stai? Cioè, robe che non esistono. C'è un feeling. Ti ha scambiato davvero per De Schiller, lo sai. Può dare, esatto. Che cazzo fai lì, Mattia? Vieni dietro. Però ti vedi lì davanti Cristiano Ronaldo, tra l'altro chi era uscito tipo De Ligt subito prima di Ronaldo e nessuno cagava più De Ligt, vai via che sta arrivando Ronaldo, tipo l'abbiamo fatto andare via nel giro di un secondo. È stata anche molto bella l'aria minacciosa prima che passasse rapidamente, non azzardatevi a chiedergli una foto. E io vaffanculo mi sono tenuto con il bastone per i selfie, lì così che prendevo qualsiasi cosa. Ah, io guarda, io c'avevo la maglia, che poi alla fine la vera mia fortuna anche è che c'era quel ragazzo, esatto, di fianco che aveva fatto come te e in pratica ha ripreso tutta la scena mia e tua. Esatto, non si è capito come, infatti la tua faccia quando Ronaldo firma la maglia che è qualcosa di bellissimo. E diciamo ha ripreso involontariamente perché lui voleva giustamente avere quel momento, quel frame anche magari per poi farlo screen e avere la foto. E in pratica c'è, riprende me e te che siamo lì e che mi firma la maglia. È stata la mia salvezza quel ragazzo. La scena di Sarri. Sarri è ancora arrabbiato con me. Ecco, che tra l'altro a causa di quella scena si era fermato, si era girato a riparlare con te. Ora che si è rigirato a me mi aveva saltato. È andato via bestemmiando in toscano, maremma. Sì, esatto. Ora che si è rigirato a me mi aveva saltato. Prima o poi Buffon si ricorderà di me, speriamo proprio di sì. È vero che me lo dicevi ogni volta, non si ricorda, non mai... che l'avevi vista a distanza di una settimana. Ma tre volte l'ho già incontrato, mai una volta, addirittura a Roma gliel'ho detto, Gigi ti ricordi di me? No, dai Gigi, una settimana dopo lo vedo a Parma, no, a Torino. Esatto, è quello il punto, vabbè, uno non dice, dalla prima a Roma sono passati 4 mesi, esatto. Cioè, immaginati una settimana. Dalla settimana, cazzo, dai. Mannaggia Gigi, vabbè, gli manderò le mie foto per posta. E niente, dall'altra parte, il primo che vedo è Gianluca Pessotto, tutto vestito con la roba della Juve, così. Allora mi avvicino e dico, ciao Gianluca, possiamo fare una foto? Sì, va bene, facciamo sta foto. No, mi dice, sì, facciamo sta foto. E mi dice, ciao Joe 1200, grazie per il follow, benvenuto. Mi dice, vabbè dai, ciao, alla prossima. E io ho detto, no, tranquillo, tanto voliamo insieme. E poi ci ho pensato un secondo, ho detto, ma non posso aver detto a Pessotto dopo voliamo insieme. Non so se ti ricordi cosa è successo a Pessotto nel 2006. Sì. Mi sono vergognato come un cane. Avevo paura che mi dicesse qualcosa. Forse neanche lui ha collegato. Io mi sono girato con tutta la vergogna del mondo addosso e sono andato via. Prima cosa dico a Pessotto è una dopo di quelle cose insieme. Che si capisce che non è voluta... Cioè, no, che è fatta dai tanto, di fatto hai detto la verità, tanto vogliamo assieme, siamo sullo stesso aereo, sei in aeroporto, dai, non è che... In aereo da un'ora prima della partenza, alzo la testa, mi trovo Demiral, primo che ho visto è stato Demiral, sto faccione, ho detto minchia, quello è Demiral, nel mentre che dico minchia, quello è Demiral, dietro tutti, e ero sbiancato, la pelle d'oca, i peli alti così, ho detto figa, adesso cosa dico? Infatti dopo quando ci hanno portato dietro Buffon così... Io stavo male, c'era tutta la gente, tutta composta, che ci hanno detto mettetevi in fila che uno alla volta potete andare tutti. Erano tutti bravi, composti, io stavo da merda, li scavalcavo, fatemi passare, volevo andare davanti a tutti i costi. Però era un'occasione che non potevo assolutamente perdermi, perché ho detto quando mai la rifaccio. Per fortuna invece è stata una roba che in questa stagione si è ripetuta poi a Roma e una volta a Torino con te. Fatto 1000 scale in 0,1 secondi, sto malissimo. Mi ricorda qualcosa. Vabbè, ma lì ho fatto dei... Quanti chilometri fa? 2 chilometri, 1 chilometro. Sì, perché noi eravamo proprio dall'altra parte dello stadio rispetto a dove sei andato te. La racconto? La racconti... Sì, io nel caso... Sei indecisissimo. Io nel caso aggiungo la premessa se tu non dovessi metterla. La metto io. Ok, allora forse non mi ricordo. Vabbè, parto dall'inizio, da quello che ricordo io. Arrivo allo stadio, aspetto Kinoshi che arrivava un pelo dopo, nel mentre che arriva sventolando un biglietto, e io lo guardo e gli dico, perché hai un biglietto in mano? E lui mi dice, sei stronzo, dobbiamo andare allo stadio della partita, per entrare serve il biglietto. Io fenomeno, ma come sei antiquato... Io ce l'ho sul telefonino,
faccio lo scan, passo dal telefonino e via, si va. E lui mi dice, ma tu non hai letto che c'è scritto che bisogna stamparlo? Era quella la questa la presa. C'era proprio, ce l'avevano anche scritto noi, obbligatoriamente, altrimenti anche se ce l'avete scannerizzato non potete entrare, obbligo di biglietto cartaceo. E allora io, ma non è vero, vado a leggere, minchia c'è scritto, ora dico, scusi signora guardia, ma se io ce l'ho sul telefono posso entrare? No, minchia come no, mancano 6 minuti e dobbiamo entrare, cosa faccio? Era quello il bello, è che noi dovevamo entrare tipo alle 18, io vado lì davanti da lui alle 17.55, e mi dice, ma io non ho il biglietto, ah bene. Allora niente, dico, ma come faccio? Mi fa, ah lo andrei a stampare, ho detto, sono a Torino, ci vuole niente a stampare un biglietto, no? Mi dice, guarda, c'è il centro commerciale della Juve, io c'ero stato 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, per far passare il tempo e andare a fare un giro, figurati se mi ricordo di far stampare un biglietto. Allora niente, inizio a correre, era gennaio, c'era un freddo da birichini, freddissimo. Era freddo. Il cappotto. Qui a Torino d'inverno. A Torino, cioè vedevi le Alpi, il cappotto, niente. Avevo un caldo che non ci stavo, perché ho iniziato a correre, il cuore ce l'avevo là in fondo, dal fuori, dal petto. Corro. Arrivo dentro sto supermercato con tutte le famiglie, no, la gente per bene a Torino, grande città. Io sembravo uno scappato di casa, facevo schifo, il sudore che grondava dappertutto, il cappotto aperto perché avevo caldo e sembravo matto perché fuori c'erano tipo 0 gradi. Allora niente, inizio a cercare sto tabacchino, trovo sto tabacchino, per favore stampami un biglietto. Mi dice, non sei il primo. Stampare i biglietti qua costa 2 euro perché è l'unico posto in cui lo puoi fare. 2 euro! Vabbè, dai, ti do 2 euro. No, 2 euro. Davvero sta roba? Mi ha detto, sai quanta gente viene qua da noi a stampare i biglietti perché sennò non puoi entrare? Noi facciamo pagare 2 euro biglietto. E ha detto, vabbè, stampami sto cazzo di biglietto, non te l'avevo detto forse questo. No, questo dettaglio no, ma c'è... Ne davo 50 vabbè, in quel momento. Andiamo avanti, è meglio. Allora niente, gli dico, vabbè te lo mando per mail, va bene, mandamelo per mail, mi dice, ma non devi fare lo screen, me lo devi mandare per PDF. Ho detto, sì, va bene, io lì non stavo già capendo niente, aveva detto sì, avevo già fatto lo screen, già inoltrato lo screen. Ero dentro un zavaglio grande così. Non c'era campo, mi dice, per avere campo devi uscire, quindi torno fuori, avevo fatto anche la fila, mi ha detto, dopo ti diamo la priorità, puoi ritornare in fila, torno fuori dal centro commerciale, quindi caldo, freddo, freddo, caldo, freddo, sudore, esco dal centro commerciale, lui invia, vado dentro, no, a me non è arrivato, ho detto, ma come non ti è arrivato? Ritorno fuori, glielo rimando, mi fa, ok, è arrivato, e mi dice, ma mi hai inviato come immagine. Disastro, cioè, intanto te che mi chiamavi e dicevi, oh, come sei messo qua? Sta facendo entrare, sì, sto arrivando. No, non è vero, ero ancora dentro il tabacchino che provavo a mandarglielo come PDF. Mi fa, ascolta, io te lo stampo anche come immagine, ma c'è caso che venga male, che non si legga. Io non avevo più tempo. Allora niente, me lo faccio stampare come immagine, faceva cagare, non si leggeva niente. Non si leggeva niente. Ma dovevo tornare. Corri. Arrivo lì, stiamo per entrare. Arriva dall'altra parte della recinzione uno che lavora per la Juve e mi dice, ciao Luca, come stai? Guarda, sto male, sono andato a stampare il biglietto. Ma che biglietto? Tu non ne hai bisogno, entra. E mi apre il cancello. No, ma la cosa bella è che alla fine non l'hanno chiesto neanche a me. Perché tu gli dicevi lì il tuo nome, ti facevi vedere il documento per confermare che... Ma Atomic, è stata una roba Atomic. Cioè, loro ci avevano già la lista, il tuo coso, tieni. Non sapevo se essere più contento o più arrabbiato. È stata un'esperienza nell'esperienza. Sì, ma la stessa Juve credo che sia disposta a tenerlo Higuain a 4 milioni di euro l'anno. Non credo che gli dica vai via. Probabilmente può essere. Quindi si tratta solo di vedere quanta voglia ancora di giocare a certi livelli o quanta voglia ha di guadagnare certe cifre, perché sennò va benissimo in un club di un campionato ricco, di una squadra minore ma con un campionato ricco che gli dà un fracasso di soldi, e alla Juve si prendono 15-18 milioni di euro, sono già contenti. Quindi... Anche personalmente, non so te, sì, ma io ho la sensazione che quantomeno per quanto riguarda i nomi, per quanto riguarda l'attacco, a differenza del centrocampo, ci sia molta più incertezza. Per quanto riguarda i nomi, a differenza dell'attacco nel centro, cioè nel senso che i nomi che girano al centrocampo, secondo te
sono più incerti rispetto a quelli dell'attacco? No, no, il contrario. Il contrario. Sono più... sono quelli. Guarda, chi no... quelli realmente. Io nelle ultime due stagioni sono rimasto talmente tanto deluso dagli acquisti a centrocampo che non ho più certezza di dire che andremo a rinforzare il centrocampo. Cioè, potrebbe benissimo essere l'anno ancora in cui compriamo un Matuidi, un Ramsey, un Rabiot, un giocatore di questo tipo, e magari non fai neanche andare via. Cioè, l'anno scorso hai fatto un mercato in cui non hai ceduto Big, se non Cancelo, no? No. No, perché hai ceduto Spinazzola, hai ceduto Ken, hai ceduto Cancelo, quindi non è andato via nessuno. Non hai ceduto neanche Perin? No, non hai ceduto neanche Mandzukic, così. Però hai comprato Ramsey e Rabiot, e io, non conoscendo Ramsey e Rabiot, ho detto: cavolo, abbiamo tenuto tutti quelli dell'anno scorso e in più ci abbiamo inserito Ramsey e Rabiot e Higuain ed Elite. Per me il mercato è positivo, però poi vai a vedere Ramsey e Rabiot e a centrocampo sei quello dell'anno scorso praticamente, e hai addirittura venduto Emre Can e Mandzukic poi a gennaio. Quindi ormai non ho tanta fiducia nell'acquisto a centrocampo, cioè mi viene tanto da dire che gli vada bene così. Sarri non mi sembra l'uomo o il tipo di allenatore che va a battere i pugni sul tavolo della dirigenza: voglio il centrocampista, voglio quel nome lì. Non mi pare per niente, ma come non lo era Allegri. Quindi no. Non lo so. No, guarda, io ti dico, non so perché, anzi vabbè, forse so il perché, perché nel senso... comunque parlando anche abbastanza spesso con Romeo Agresti, mm-hmm, che presumo che abbia chi sia, puntini di sospensione, nel senso, puoi intendere che cosa io voglia effettivamente dire. C'è Pogba? Pogba, Arthur, cioè, hai l'idea che ci siano veramente dei... un qualcosa di concreto. Oggi la BBC leggevo che diceva che la Juve era vicinissima a Pogba, però a me sembrano minchiate al 17 di maggio. Cioè, non riesco a capacitarmi di come possa essere possibile che al 17 di maggio si parli di Juve che compra Pogba. Cioè, e soprattutto questo maggio qua. Quello ci può stare, però, allora, come idea, anche per il nome, anche per non illudersi, ti do ragione. Ok. Solo che in effetti sono colpi che fai adesso, se non addirittura prima. Li programmi, almeno, li metti giù, come idee. Ma molto spesso li chiudi anche. Dici già adesso? Sì. Io non so quanta attendibilità abbia, però m'avevano riportato gente a cui si darebbe anche un certo tipo di peso, certo. Che Ronaldo era stato preso molto, ma molto prima di luglio, ma veramente molto. Quindi nel senso... A me viene anche da dire che se Ronaldo il giorno della finale di Champions, appena mentre la finale di Champions, dice io vado via, non è che dice io posso andare via, sto pensando di andare via, lui dice io vado via, lui non dico una, ma almeno due o tre squadre con le quali aveva già parlato e già esposto un progetto, ci fossero già state. Non addirittura aveva anche già firmato. Perché poi firmato magari no, però che l'accordo tra il giocatore... e la società, con tutto il benestare da parte di Madrid, perché senza quello non possono neanche entrare in comunicazione, da lì non ti sposti. Però poi ci dice Juve e Real si impegnano a trattare come due società di un certo livello, storiche e con un'attendibilità di un certo livello, sappiamo tutti e due quando vale Cristiano, cerchiamo di venirci incontro sulle valutazioni.